Renata Patrizzi è ritornata nella sua Ruvo per portare un'ondata di arte. Da qualche giorno, dal Ferragosto, ha esposto qui nel centro sociale le proprie realizzazioni fatte con materiale povero. Di che si tratta, signora? Diciamo che è una mostra particolare, artigianale, fatta con materiali molto vari, di cui da tempo faccio questo lavoro, e l'ho voluta esporre a Ruvo per presentare dei lavori del mio paese, degli angoli, delle strade, delle cose del mio paese. Soprattutto i cocci, le tegole. Le tegole perché è una mia passione che faccio da tanto tempo, poi si riprendono dei borghi dai nostri paesi lucani, e quindi mi è piaciuto creare queste cose con la fantasia, con la pazienza. Lei vive a Roma e comunque realizza questi gioielli d'arte, e hanno un loro mercato a Roma, riescono a piacere perché c'è questo bisogno innato di rivedere nei borghi la bellezza, ritornare a queste nostre radici. Sì, a Roma, anni passati, fino a qua, un anno fa, ho trovato molto riscontro. Alla gente piaceva molto questa tecnica, queste tegole particolari, addirittura se le fanno personalizzare con il nome della via, se le devono regalare col nome della persona a cui la devono regalare. E ho lavorato tanto, ne ho fatte tantissime, e con questo penso che il riscontro ci sia stato. Lei mi diceva prima che ha origini proprio già dai nonni, erano scalpellini, quindi questa passione verso l'arte, l'artigianato, insomma, è innato proprio nel DNA. Sì, nella famiglia, dai miei nonni, da mio nonno Falciglia Michele di Ruvo del Monte, che faceva lo scalpellino, lavorava la pietra, e infatti se si va in giro per Ruvo si trovano ancora dei portali che ha fatto lui. E poi mia madre era brava, era una sarta, creava, disegnava, mio padre lo stesso, le piaceva molto disegnare, e le mie sorelle, io sono l'ultima di 7 sorelle, per cui appresso a loro sono riuscita ad imparare tante cose. Lei va via soddisfatta, insomma, sta per chiudere la mostra perché ha lasciato molti pezzi suoi qui nella sua terra, nel suo paese di origine. E che cosa porta con sé quando va via da Ruvo? Grande soddisfazione, soprattutto perché questa roba, oltre a aver lasciato a Ruvo questi lavori, anche perché questi lavori, oltre a Ruvo, vanno in giro per il mondo, perché molti ruvesi sono emigrati sia in Italia che nel resto d'Europa, e quindi mi fa piacere che quando guardano il muro o, non lo so, sul tavolo un mio oggetto, possano ricordarsi di me. Ma in breve ci dice come li realizza? Allora, dipende dal pezzo da realizzare. Allora, questo faro è stato realizzato con dei pezzi di legno assemblati, e quindi ho fatto prima questo faro, poi ovviamente ho usato dei colori acrilici per renderlo colorato, e poi ho fatto il mare perché volevo rendere la cosa più reale, e con gli ombrelloni, le sedie a sdraio, l'erba, ho voluto raffigurare a modo mio il faro. Questo piccolo borgo invece c'è una idea di nostalgia, di infanzia?
Sì, forse sì, perché c'era l'infanzia, l'unione degli amici, cosa che oggi forse è un po' sparita, e quindi realizzare queste case con le tendine, con il fiore davanti alla porta, mi ricorda molto la mia infanzia. E lì manca anche le presepe, ovviamente. E il presepe perché a Roma collaboro con un gruppo che fanno presepi e quindi ogni anno fanno la mostra dei 100 presepi e quindi ho cercato di fare qualcosa e oltre al presepe intero ho cercato anche di fare i pezzi piccoli e ne ho fatti tantissimo, che sono andati benissimo con materiali di riciclaggio. Era muschio vero, polisterolo, cartone, un po' di tutto e sono colorati con gli acrilici, sono venuti fuori dei bei lavori. A Ruvo ovviamente questo lavoro diciamo in beneficenza, ha fatto quello che è ricavato è stato dato in beneficenza. Sì, esatto. Siccome mia figlia fa parte della misericordia di Ruvo del Monte, ho voluto dare questo una piccola mano alla misericordia, poi all'Azione Cattolica di Ruvo del Monte e anche alla Proloco di Ruvo del Monte. Quindi speriamo che anche loro siano contenti di questo mio omaggio. Ecco, in questo quadro sono tutti gli angoli della sua Ruvo. Come nasce questa? Perché farlo in queste sezioni, in maniera un po' segmentata? Allora, questo quadro non è altro che una finta finestra che si appende al muro e sembra di guardare oltre i vetri il panorama di Ruvo. E quindi che cosa vediamo? Vediamo il castello, vediamo la torre, vediamo la parte più antica di Ruvo. Ed è una cosa molto bella perché ti dà proprio l'impressione di affacciarti alla finestra e di vedere questo Ruvo. Forse sarà il mio amore per questo paese che riesce a farmi vedere le cose così, non lo so. Naturalmente lei ce l'ha a casa questi, si alza la mattina e vede il suo paesino d'infanzia. Esatto, esatto. Quindi è una cosa che mi riporta alle origini, al paese natio, per cui mi resta sempre nel cuore. We'll be right back.